capisco subito che questa è un'arma. Ha due compiti. Sono 50 baci o rose. Ditelo con le rose, ditelo con i fiori, come fanno i fiorai, no? Noi lo diciamo, il rosario è, sono 50 bocciuoli, meglio ancora 50 baci che noi mandiamo a una persona che amiamo. C'è stato qualcuno che ogni tanto diceva, la preghiera del rosario è una preghiera noiosa, una preghiera ripetitiva, una preghiera che non serve a niente. Ha questa apparenza, ma non è così. Sapete perché? Perché una volta un prete disse, senti, disse a un giovanotto, ma tu l'ami la tua ragazza? Certo che l'ami. Hai mai detto che la ami? Gliel'ho detto. Non faccio altro che diglielo che la amo. E allora, così è il rosario. Se tu dici una volta che ami la Madonna, glielo dici sempre. Ecco il rosario. È un ripetere continuamente, senza stancarsi, che noi amiamo, che noi amiamo, che noi amiamo. Più lo dici, più aumenta l'intensità. Ma vi dico una cosa, Papa Francesco ci ha invitati a pregare perché ha detto è la debolezza, la preghiera è debole, perché se uno da un cazzotto, da un pugno grida, si vendica, una persona è forte, no? Una persona che si vendica sembra forte, invece non è forte, è un debole. La preghiera è la debolezza, è la debolezza dei cristiani. Noi siamo deboli quando preghiamo, ma siamo forti. Quando una persona prega non è un debole, è un forte. 50 pallottole contro Satana. E ogni volta che recitiamo un'Ave Maria, Satana si contorce. Prendete la mira, colpite, fate male. Durante questo rosario dobbiamo fare male, perché certe preghiere dette male sono come le pallottole che vanno a vuoto. Se non prendi la mira e non colpisci, non uccidi mai il nemico. Con l'aiuto dello Spirito Santo pregheremo con tutto il cuore. Belli, colpiamo, facciamo male. Scarichiamo le benedizioni di Dio. Voi non immaginate il potere della preghiera. È la nostra arma debole ma efficacissima. Satana non vuole che preghiamo. Quante volte diciamo che non abbiamo tempo per pregare? Adesso voi cosa state facendo? Voi state dando il vostro tempo, anziché stare a casa vostra davanti alla televisione o al computer o al telefono. Voi avete regalato un'ora e mezza di preghiera a Gesù. Avete riempito il vostro tempo con il tempo di Dio. Cioè voi avete, state eternizzando il presente. State facendo un miscuglio. State riempiendo il tempo di Dio e il tempo nostro in un tutt'uno. Ecco perché noi vogliamo consegnare questo orologio, l'orologio della nostra vita, per dare tempo a Dio. Fortunati voi che state dato tempo a Dio. E in questo tempo, il nostro tempo, riempito dal tempo di Dio, adesso Dio agisce. Io più di una persona l'ho sgridata, sapete perché? Vogliono le grazie, vogliono essere aiutati, vogliono le guarigioni, vogliono le liberazioni, ma non vengono a pregare. Ehi, ho detto io a qualcuno. Vieni, mettiti in ginocchio, soffri, non c'è bisogno che fai pregare agli altri. E tu perché non preghi? Troppo comodo far pregare agli altri. E tu? Ma io? No, devi venire pure tu insieme a noi. Fortunati voi che siete venuti, perché adesso il vostro tempo, non state perdendo tempo, come dicono certi, vai in chiesa a perdere tempo. No, state guadagnando il tempo. Il vostro tempo è riempito dal tempo di Dio. E voglio chiedere a Gesù, tramite la Madonna che scioglie i nodi, che subito
ci dia una guarigione da tutte le ferite della vita che ci portiamo. Molti di voi state qui a pregare, sapete perché? Perché non ce la fate più. Perché è troppo i problemi, i dispiaceri, i nodi della vita sono assai. Quanto più si va avanti, pare che più si vada più indietro. Quando più ci risolvi un problema, più aumentano gli altri, no? Allora a un certo punto dice non ce la faccio più. Due sono le cose: o ti lasci prendere dalla disperazione, sei un disperato. Chi è il disperato? È quello che non ha speranza. Oppure ti aggrappi, come dice la preghiera della Madonna di Pompei, ti aggrappi a Gesù, ti aggrappi alla preghiera, ti aggrappi al rosario, ti aggrappi, aiutami, allora chiedi aiuto al cielo. Questo stiamo facendo noi adesso. Il primo regalo che ti chiediamo: donaci la pace, facci sentire che sei mamma e sei la nostra mamma. Noi non siamo orfani. Quanto è brutto una religione senza la mamma. Molte religioni in giro sono senza mamma. La nostra religione cattolica ha una mamma. Oh, finalmente abbiamo una mamma davanti alla quale ci possiamo sfogare. Mamma Maria, chiedo alla Madonna che ci aiuti a guarire da tutte le ferite della vita. Presentatele tutti i dispiaceri che avete, tutti i nodi che vi stanno bloccando, datele alla Madonna. Chiedetele con fervore, con grande fede. Chiedete: Madonna bella, tengo te. Mi hanno detto che tu sei potente presso Gesù, me lo devi dimostrare. Presentiamo alla Madonna tutte le disarmonie, le tensioni, sistema nervoso, gli squilibri, i fallimenti. Molte persone stanno vivendo da anni il fallimento in tutti i sensi. Fallimento nell'amore, fallimento in famiglia, fallimento nel lavoro, fallimenti economici, fallimento nella carriera, quanti fallimenti stanno. E il cuore è diventato stanco. Tutte le ingiustizie, tutte le volte in cui ci siamo arrabbiati, abbiamo urlato, abbiamo maledetto, abbiamo bestemmiato, abbiamo sputato veleno. E tutte le cose che abbiamo subito nella vita, quante volte abbiamo subito, abbiamo sofferto, ci siamo chiusi a chiave in una stanza, ce ne siamo andati in un posto dove nessuno ci vedeva a piangere, perché troppo ci hanno calpestato, ci hanno fatto soffrire, ci hanno maledetti. O no, quante volte abbiamo avuto delle maledizioni, oppure ci hanno giudicato, ci hanno criticato, ci hanno calunniato. Che su di noi ci sia benedizione, ci sia anche guarigioni da tutte le ferite della vita, tutte le violenze. Quante volte siamo stati picchiati anche fisicamente, violenza fisica, violenza carnale. Che la Madonna interceda per noi, per ogni tipo di ansia, di insonnia. C'è gente che non riesce a dormire bene la notte, si sveglia perché sente i traumi della vita. Coraggio, che la Madonna ci tolga di dosso tutto il velo nero della tristezza, dei sensi di colpa, lo scoraggiamento, la timidezza, la disperazione. Ma soprattutto voglio chiedere alla Madonna di intervenire sulle famiglie che stanno vivendo momenti di lutto, momenti di lutto, anche lutto a causa di incidenti stradali. E poi mi stanno chiedendo tanto di intervenire, di chiedere alla Madonna che ci aiuti sui giovani. C'è troppa droga in giro, troppa droga. Ho saputo una notizia brutta in questi giorni: alcuni ragazzi nostri, per festeggiare la loro cresima, domenica scorsa abbiamo avuto le cresime, sapete cosa hanno fatto? Si sono drogati. Appena ricevuto lo Spirito Santo, festeggiamo lo Spirito Santo, una bella scaricata di droga. Ragazzini di terza media sul lungomare del nostro paese,
a comprarsi droga il giorno della cresima. Salva, Madonna Bella, i nostri ragazzi, salvali dalla droga, perché assai, troppo. E le mamme e i papà dormono e difendono i figli, sono tutti bravi i figli. Poi quando vanno a finire in galera, ma io non sapevo niente, dormi, mamma, stai dormendo, ma mio figlio non fa niente di male, tu pensi che non faccia niente di male, svegliati. Preghiamolo con tutto il cuore, dobbiamo scaricare, aggrappiamoci al rosario. Queste 10 Ave Marie che dobbiamo dire, le diciamo, che ne so io, come volete, basta che in questo momento apriamo, spalanchiamo il nostro cuore alla preghiera. Forza, chi è che vuol venire davanti a invocare la Madonna che scioglie i nodi? Padre nostro.
O Maria, madre del buon consiglio, prendi questo nodo che mi ostacola e con la forza della tua mano scioglilo. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Maria che sciogli i nodi, prega per me.